Ciao a tutti ragazzi, sono Fede Bix del Discord di Umba. Oggi vi porto la profa e la giornata di Liro, finalmente. Rispetto all'ultima lista sono cambiate un po' di cose. È cambiato sicuramente il meta, post pote. Siamo in formato T0 attualmente, quindi è molto difficile giocare in generale. Sono anche arrivate due banlist nel frattempo che ci hanno dato qualche carta A3 e la consistenza del mazzo è migliorata sicuramente. C'è da dire che questa è un meta molto complicato in generale per magari un mazzo rogue come Hero in questo momento, anche perché con l'uscita dei Beasted diciamo che questo mazzo fa molta fatica perché perde troppi pezzi del cimitero che sono vitali per recovery e quant'altro, quindi dobbiamo fare di necessità virtù e ho montato questa lista che adesso vi faccio vedere. Non cambia troppo rispetto a quella precedente. Non vi dirò gli effetti dei mostri perché tanto sono visti e rivisti, andrò molto veoce. Ma per quanto riguarda i eroi elementali, abbiamo due Stratos, due Shadow Mist, un Liquido e un Neos Non Esto. Due Stratos per me sono più che sufficienti, a tre non trovo il senso, anche perché mai ho la necessità di evocarne un terzo. Se a voi piace a 3 siete liberi di giocarlo a 3, però io mi trovo bene a 2, anche perché lo porti di Aerolips da deck e comunque se lo giochi a 3 tante volte ne peschi 2 di prima mano. E diciamo che aprire con due Stratos comunque è un brick. Shadow Mist a 2 è abbastanza standard. In questo formato è ideale usare l'effetto di a dare cambi di maschera perché Darkclaw è una carta immensa in questo formato. Liquido e Neos mono perché comunque li vogliamo sempre cercare. Neos è un brick necessario perché purtroppo primo serve per OTK-fare, secondo se c'è un mostro un po' troppo complicato da buttare giù, lui ce lo fa buttare giù. Con quel liquido la nostra Pot of Greed, comunque ratio standard uguale a quello dell'ultima volta. Per quanto riguarda i Destiny Hero, abbiamo due Malicious, un Denier, un Plasma e un Dark Angel. Prima di tutto diciamo che Dark Angel è la novità di questa lista. Dopo vi spiegherò meglio il suo effetto. Partiamo dai classici Malicious, Denier. Malicious, carta che ormai conoscono tutti. Se vi fanno un Beasted su Malicious, potete continuare a giocare benissimo. Se ve lo fanno su DPE, uguale, perché comunque finché esiste Denier che rimischia dai bannati, sarà a posto. Il problema è se con il Beasted bannano proprio lui. Se bannano lui, diciamo che perdiamo tutta la recovery dalle bandite, quindi quello che è bannato rimane bannato, purtroppo non abbiamo modo di recuperarlo. Plasma, è qui perché comunque è sempre una carta utile. È vero che questa lista è una lista che vuole andare primo e io voglio andare primo usando la combo Dark Angel. Quindi Plasma spesso comunque mi ritrovo a utilizzarlo come materiale da fusione per fusione destino, che comunque essendo a 3 abbiamo bisogno di più nomi anche per risolvere la seconda potenzialmente. Comunque lui anche con il second è una carta forte contro determinati mostri, per esempio Avramax portato di mascherina oppure il Link 3 Scareclaw, tutti questi mostri intargettabili, indistruttibili, che sono difficili da togliere, meno lui è l'out che abbiamo. Per quanto riguarda Dark Angel, praticamente, se abbiamo tre Destiny Hero o più al cimitero, lui si scarta di costo dalla mano, lo targettiamo e lo specialiamo nel terreno dell'avversario. Finché è sul terreno dell'avversario, fa da ordine imperiale. Cosa vuol dire? Che tutte le magie che attiva si vengono negate e distrutte. Anche le magie che partono da cimitero, attenzione, quindi tutte le magie. Quindi è una cosa abbastanza forte per proteggere i nostri Darkclaw, Plasma no, perché comunque il nostro Plasma annullerebbe l'effetto di Dark Angel, quindi non mi sembra il caso. Però i nostri DPE e Darkclaw è una protezione contro carte come Super Polimerizzazione, come Dark Ruler, come Storm, Rage Aegis, Buco Nero. Siccome questo deck non ha negazioni, lui ci protegge da queste carte. Reparto Vision Hero, sempre 3 Faris, sempre Win Increase, e questa volta 2 Vion. Nella lista precedente giocavo 3 Vion. Però c'è da dire che nella lista precedente c'erano ancora Aerolips e Fusione Destino a 2. Adesso avendocela 3, 2 Vion bastano e avanzano. 3 Faris classico e Mono Increase perché non ci voglio briccare più di tanto. Preferisco pescarlo quella volta ogni tanto Mono Pera e comunque giocare con le altre carte, comunque sperando di avere un Aerolips oppure una Fusion Destiny. Però a 2 secondo me è troppo briccoso, è un mattone perché non fa nulla. Quindi avere una carta che non fa nulla in 2 per non lo trovo conveniente, ecco.
3 pair di Aerolips, 3 pair di Fusion Destiny e 3 pair di Mask Change. Aerolips ci porta Shadow Mist con cui a darci il cambio di maschera, fare Dark Claw, oppure può portarci Stratos e andare avanti con Stratos, a darci Pharis, per esempio. È un bait incredibile per le negazioni, perché non essendo once per turn, se ne abbiamo due, ci negano la prima, possiamo tirare la seconda, potenzialmente possiamo tirare la terza, per dire. Fusione Destino, Konami ci ha fatto un bel regalo portandocela a 3, perché è la carta più forte del deck, a mio parere. Cosa dire, questa carta ci cala il boss monster del deck, ci manda Denier e Malicious al cimitero, con cui possiamo plassare, fare combo, fare link, fare tutte le nostre board. È carta mono Fusion Destiny, è carta Dark Claw, comunque, come Aerolips. Una combo diversa, ovviamente. Fusion Destiny è mono carta DP e Dark Angel, mono carta DP e Plasma, carta immensa per questo deck. Cambio di maschera per ottimizzare e avere più percentuale di calare Dark Claw, che in questo formato è fortissimo. E 3 pair abbastanza classico di queste carte, che sono le migliori magie dell'archetipo Hero. Come mono invece abbiamo polimerizzazione e fusione miracolo per quanto riguarda le mono fusione, tra virgolette, e poi abbiamo rinforzi, foolish e colled, che allora parto subito da colled, che è carta quasi obbligatoria, perché comunque se la vedi non dico che vinci, però automaticamente sei in vantaggio rispetto all'avversario. Foolish e rota servono per la consistenza, possiamo cercare Vion con entrambe, per dire. Poi le fusioni miracolo vanno bene uno per, fusione miracolo sicuramente uno per, perché è un brick, vogliamo sempre darla di Sunrise. Polimerizzazione, tante liste lo giocano a due, la giocano a due, non trovo la necessità di giocarla a due io, anche perché con tre Fusion Destiny la peschiamo spesso, quindi alla fine con lei fare Sunrise, e se ci sarebbe la seconda ce la resettiamo con Wonder Driver, quindi preferisco giocarlo a 1 per. Come staple barra utility gioco 3 Ash, 3 Imperma e 3 Droplet. Continuo a giocare 3 Ash, anche se non è sicuramente la staple più forte contro il T0 del momento, però comunque rispetto molto Flanderize. Per me lei entra più forte da tirare contro quel mazzo, perché Veiler e Droll, faccio un esempio a caso, con Shifter non partono neanche. In Permanence, comunque, se hanno la rapida ti fai un po' un meno. Quindi per me la giocata più safe da fare contro quel mazzo è Ashe. Considerando comunque che Branded è sempre in giro, io preferisco tenerlo ancora in main. Se pensate che non sia poi tanto risolutiva, siete liberissimi di togliere per mettere altro. Faccio un esempio: 3 TTT, Ghost Bell, Super Poli, quello che volete, insomma. Diciamo che potete cambiare le Ashe con quello che preferite. Discorso un po' diverso con Imperma e Droplet, a mio parere. Perma, comunque, in questo formato la trovo abbastanza obbligatoria, perché farla su Kit Kalos è troppo forte, è un entrap che non va sotto TTT, quindi io la gioco da sempre, mi trovo sempre bene. Riguardo Droplet, per me è l'unica staple in questo deck che è obbligatoria. Va in combo con troppe cose, va in combo con Trinity in extra, va in combo con Shadow Mist, Malicious, Denier, va anche in combo con il Mono Increase se pescate e ve lo manda al cimitero. È una carta troppo forte che ha una sinergia troppo alta per non giocarla in questo deck. Non è sostituibile. Il deck con lei e senza di lei cambia parecchio. Se volete giocare questo deck, per me siete obbligati a giocare 3 Droplet, anche per passare sopra board troppo, troppo grosse. Ecco. Main finito, ho 40 carte. Per me Hero dalle 40 alle 44 ha abbastanza consistenza, preferisco stare sulle 40 io. Voi potete giocare come volete, 42, 43, aggiungere 2 TTT, giocare a 42, potete fare un po' come volete, alla fine comunque i giocatori sono tutti diversi. Quindi dovete trovare il vostro modo di giocare, fare il deck in base a quello. Passiamo subito all'extra. Come eroi elementali abbiamo Sunrise, Zero Assoluto e Spuridao. Classici, sono questi da parecchio tempo. Loro vanno in combo insieme, perché lui ha da Fusione Miracolo. Possiamo calare Zero Assoluto per fare il board wipe quando lascia il terreno. E Scuridao serve tantissimo, soprattutto con 3 Fusion Destiny, avere un target oscurità da tirare con Miracle Fusion per flushare danni, per avere un target per Dark Claw, quindi per me è obbligatorio. Come Destiny Hero giochiamo solo DP e Dangerous. DP va in combo con tutto questo deck, è il nostro boss monster, vogliamo sempre calare, lo caliamo ogni turno in pratica. Dangerous ovviamente serve un secondo target fusione per Fusione Destino, perché essendo 3
Capita spesso di pescare la seconda in mid game, per non essere morta abbiamo bisogno del secondo target, lui è il più generico perché serve, bastano un eroe del destino e un mostro con effetto dark. Quindi ci mandiamo la nostra nebbia e addiamo anche uno. Eroi mascherati, Dark Law, 2x, Acid e Blast. Ratio standard, Dark Law carta fortissima in questo formato perché è auto win contro Tieri Shizu. L'unica pecca che ha è che è 2004, quindi i Beasted ci passano sopra, però non possiamo farci niente. Comunque abbastanza auto win contro il T0, è una cosa che fa abbastanza sorridere. Acid lo tengo anche soprattutto per i contro perché quando entra fa da duster. In combo con zero assoluto è fortissimo. Blast è una carta super sottovalutata che ci permette di baitare gli effetti che targettano Stratos con cambio di maschera e possiamo potenzialmente forzare una settata. Quindi carta per me forte. Unico Ray Vision Trinity. Lui è una delle carte che va in combo con Droplet perché dimezziamo l'attacco, annulliamo gli effetti di mostri e lui picchia 3 volte. È un 5.000 di base, con Neon Sull'Onesto è un 7.5, quindi spesso, se non, per non dire sempre, quando riesci a calarlo ti cappi. E anche contro Tieri Shizu è molto forte perché distruggendo i mostri in battle non si triggerano gli effetti e spesso chiudi perché in pochissimi mettono i mostri in difesa, quindi pane per i denti di Trinity. Come link abbiamo due crociato, un Wonder Driver e un Terrore Decimatore, come l'altra volta. Crociato link principale, ci resta un eroe del destino, molto spesso sarà anche DPE se ce lo annullano al cimitero, lui lo possiamo riportare. Conduttura ci permette di settare una magia fusione, possiamo fare due Dark Law grazie a lui. Terrore sarebbero di cappare facendo danno perforante. Come tech nuova, Xyz Babuska. Gioco lei da quando Verte Anaconda è stata bandita, lei è qui solo a causa di Shifter, perché questo mazzo sotto Shifter non fa quasi nulla, ogni cosa che fa si fa un meno, quindi serve una giocata di recovery e lei la facciamo semplicemente con Aerolix. Portiamo Stratos, con Stratos abbiamo un altro livello 4 e facciamo Babushka. Se la facciamo con nebbia nel nostro turno dell'avversario, per esempio, sicuramente sarà tipo un Flanderise o un mazzi così, l'avversario farà le sue cose, con Babushka se non ha l'auto non fa niente. Turno tuo, mandi nebbia al cimitero, ti addi uno, posti lei in attacco e cerchi di più di cappare. Quindi vai in sinergia. Passiamo velocissimamente alla side. Attualmente due Ghost Bell, due Dark Ruler, tre Twin, uno Spolverino. Ghost Bell la tengo per avere una carta anti-Beasted, tra virgolette. Se non vi piace lei, potete inserire due TTT. Lei per avere qualcosa contro le board ribaltabili oltre a Droplet quando vai secondo. Twin Twister e Spolverino contro i Backrow. Twin Twister comunque ci potrebbe anche far scattare nebbia e plussare pure. Come carte hard first abbiamo tre Rivanli e tre Nonnetti. Rivanli per me in questo meta è gigante, non lo gioco di main proprio perché a causa di Flanderise o altri mazzi monotipo come può essere un Drago Beasted. Se la giocate di main è una carta morta se non vi entra Dark Angel, perché comunque la cosa forte di Rivanli che potete fare è fare combo Dark Angel, mettete Dark Angel nel terreno dell'avversario e con Rivanli è loccato un guerriero in pratica e, no, e le carte che attiva magia vengono annullate, quindi non posso neanche concatenarvi un Twin Twister o un Cosmic ed essendo loccato un guerriero non posso neanche evocare altri mostri, quindi è abbastanza un FTK questa cosa. Anche Solenne va in combo con Dark Angel perché spesso se l'avversario non ha il Link 1 generico classico che sia Link oppure anima abbandonata, spesso proveranno a evocare un mostro per poi fare il link 2 generico. La cosa forte di Solenne è che loro magari appena fanno la normal per cercare di fare link 1 generico, noi facciamo Solenne e evitiamo questa cosa, ci teniamo magari DPE per altro, altrimenti siamo costretti a spaccare la norma con DPE. Ultima carta di side è Distopia che lo tengo. Cioè, è qui solo per i botti, per fare 1100 di denier e vincere così in maniera molto, molto sportiva. Ora vi faccio vedere delle combo, one card combo, two card combo del deck, le combo che voglio fare quando vado primo, perché ovviamente per andare secondo serve l'avversario e non c'è. Preferisco farvi vedere delle combo così piuttosto che farvi le classiche mani di prova che sono anche un po' randomiche, perché voglio farvi vedere cosa voglio fare, che board voglio fare e cosa faccio per fare questa board. Allora, la prima combo che io voglio far vedere si fa con Faris e
uno tra malicious, diciamo, e nebbia ombra. Cioè è uguale, cambia solo l'ordine con cui ti addi le cose alla fine. Allora, effetto Faris, scartiamo malicious, entra Faris. Effetto Faris, portiamo increase sotto. Effetto increase, tributiamo Faris, entra increase. Effetto increase, specialiamo il nostro Vion. Effetto Vion, mandiamo nebbia. Effetto nebbia, ci addiamo Stratos. Con Vion banniamo uno di costo e ci aggiungiamo anche la Poli. Banniamo Faris, che è abbastanza inutile al Cimi. A questo punto possiamo fare tranquillamente Normal Stratos effetto per darci uno tra liquido e denier, abbastanza uguale perché cambia solo l'ordine. Quindi ci diamo liquido, diamo la poli in mano. A questo punto facciamo link 2, facciamo il nostro crociato. Crociato effetto, restiamo malicious. Crociato effetto, andiamo denier. Allora, con questa combo io voglio fare DPE, fare Sunrise e fare Dark Angel sul terreno dell'avversario. Facciamo effetto Malicious, specialiamo secondo. Attiviamo la Poli, fusioniamo Denier e Malicious per fare DPE. Facciamo Link 2 Wonder Driver, questo al cimitero. A questo punto facciamo effetto Denier sotto Driver, facciamo uno Driver ovviamente e due Denier, ci risettiamo la polimerizzazione. Con Denier state attenti perché non ci rimischiamo Malicious, ma semplicemente ci mettiamo in cima Dark Angel al deck, attiviamo polimerizzazione, in questo caso chainiamo DPE, ci spacchiamo DPE la polimerizzazione, dopo vi spiegherò perché, fusioniamo Denier e liquido, caliamo Sunrise, facciamo 1 DPE, 2 Sunrise, 3 liquido, prima parte liquido, peschiamo 2, ovviamente pescheremo sempre Dark Angel perché sarà incimato, e quella che peschiamo andremo a scartarla e poi ci andremo ad addare fusione miracolo. Spaccando DP con la poli, evitiamo di spaccare DP con il nostro mostro per non farci il meno. Quindi se lo spacchi con poli alla fine è un pop gratis, perché è una carta che attivi e in risposta la distruggi subito. Quindi abbiamo Denier, abbiamo DP e abbiamo Malicious al cimitero, quindi sono tre. Facciamo effetto Dark Angel. Dark Angel va al cimitero, lo targettiamo, va nel terreno dell'avversario. Turno dell'avversario, questo in mano. Turno dell'avversario ritorna DP in standby. Possiamo ancora una volta settarci la polimerizzazione. E quindi finiamo con questa board. L'avversario cosa può fare? Se non è link 1 generico, di solito cosa fanno per togliersi Dark Angel? Lo spostano in attacco e cercano di attaccare il mostro in attacco per schiantarlo, ovviamente. Avendo Sunrise ricordo che quando un altro mostro d'eroe combatte può spaccare uno rapido sul terreno, quindi anche nostro. Loro dichiarano attacco su Wonder Driver, effetto Sunrise, spacchiamo Wonder Driver e così abbiamo due mostri in difesa e loro si tengono il mitico Dark Angel. Se cercano di fare una norma, la possiamo spaccare di DP ed evitiamo che facciano Link 2 generico. Quindi diciamo questa è la combo quando parti con Faris e uno tra Malicious e Nebbia Ombra. Altra one card combo, questa volta Fusion Destiny. Quindi attiviamo Fusion Destiny. Mandiamo Malicious e Denier. Evochiamo DPE. Facciamo effetto Malicious. Ne banniamo uno, ne evochiamo l'altro. Facciamo effetto Denier. Ci mettiamo il Malicious dei bannati in cima al deck. Facciamo sempre crociato. Come vedete ogni combo passa da crociato a croce. Restiamo Malicious. O anche Denier, come volete. Tributiamo Malicious e addiamo. In questo caso possiamo addare sia Faris, sia Vion, sia Stratos. Il combo non cambia. Dobbiamo semplicemente addare un altro nome e possiamo addarlo con Nebbia Ombra tramite loro due oppure tramite Stratos, che è il meno conveniente comunque. Io giocando Money Increase preferisco addarmi Faris, così ho il Money Increase a portata di cimitero. Vi faccio vedere addando Faris cosa succede. Facciamo ancora Malicious, tributate, fate normal Faris effetto, tributate, Vion, Vion manda nebbia e vi addate uno tra Dark Angel e Plasma. Ovviamente vi date anche polimerizzazione bannando Faris, quindi se nel caso di prima addavate Stratos, con Stratos vi addavate uno dei due ma non potevate addarvi la poli, quindi è meglio averla. Adesso dipende dalla combo che volete fare. Se volete fare Dark Angel o se volete fare Plasma, sempre con DPE. In caso di Dark Angel, noi dobbiamo spaccare DPE con Crociato, che è il mostro in attacco.
quindi evitiamo che l'avversario lo schianti, si schianti l'Archangel con il nostro mostro, facciamo ovviamente fatto di DP al cimitero ed evochiamo Darkangel che abbiamo tra destini o alcimi. Questo in caso di combo DP ed Archangel. In caso di combo con plasma, ovviamente, tributiamo loro 3 ed evochiamo plasma. Da Monofusion Destiny possiamo avere o DP ed Archangel o DP e Plasma. Ultima one card combo che vi faccio vedere è sempre una combo con Fusion Destiny. In questo caso vi faccio vedere che Fusion Destiny è una monocarta Dark Law volendo. Facciamo Fusion Destiny, mandiamo Nebbia e Malicious per calare. Questa volta Dangerous. Non attiviamo l'effetto di Nebbia che ci servirà dopo per darci i cambi di maschera. Attiviamo invece Malicious, facciamo sempre il nostro crociato. Crociato, pressiamo uno tra Dangerous e Malicious, uguale. Lo tributiamo e ci abbiamo soldato liquido. Facciamo normal liquido effetto, ci specialiamo nebbia ombra. Effetto nebbia ombra, aggiungiamo cambio di maschera. In questo caso potete scegliere, se siete contro un mazzo che soffre tantissimo Dark Claw, di fare Dark Claw nel turno dell'avversario mandando nebbia ombra e potenzialmente a dare 1. Oppure se siete contro un control, siete sicuri di andare primi, potete fare questa combo, settare la cambio di maschera. È turno dell'avversario, se l'avversario ha un control classico che dà setto 5 passo, setterà 5, in end voi fate cambio su liquido, entra acid e farà da spolverino. E quindi spaccherà tutte le becquero e turno dopo avete vinto in pratica. Quindi questa Fusion Destiny può essere monocarta acid con la combo di liquido e cambio di maschera, oppure monocarta Dark Claw, mandando nebbia e addando anche uno di recovery. Quindi ragazzi, per la profile di Hero è tutto. Ringrazio Umba per avermi dato la possibilità di condividerla ancora con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualcosa da chiedere, risponderò nei commenti e ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti!